Mascolacci, pochi giorni di riposo e sei già tornato a disposizione di Trentino Volley. Si è chiusa un'estate intensa, si è chiusa con questi campionati del mondo che hanno lasciato un po' l'amaro in bocca sicuramente a tutto il gruppo azzurro. Sì, sicuramente, l'obiettivo era sicuramente un altro, avevamo secondo me le potenzialità per arrivare almeno tra le prime sei. Purtroppo insomma, il nostro mondiale è iniziato male con l'Iran, poi insomma, anche se abbiamo vinto un paio di partite poi non siamo riusciti comunque a trovare il nostro gioco, il nostro livello di gioco, quindi in un mondiale dove incontri tutte squadre di alto livello questo insomma, è fondamentale. Per me comunque è stata un'esperienza positiva, ho cercato di viverla al massimo perché un mondiale è sempre un mondiale, quindi è una cosa bellissima, una competizione importantissima, quindi ho cercato comunque di godermela al massimo. Purtroppo ripeto, i risultati non sono stati quelli che speravamo, però insomma pensiamo, guardiamo avanti. Max, è stato più un problema tecnico, un problema di gioco, un problema di testa, di calo delle sicurezze dopo il primo risultato con l'Iran, che sono fatte tante ipotesi, tante chiacchiere in questo periodo chiaramente? Ma secondo me è stato soprattutto un problema di testa, perché abbiamo iniziato il mondiale che eravamo veramente carichi, poi l'Iran ci ha messo subito in difficoltà e ci siamo resi conto che non riuscivamo a fare le cose che in genere ci venivano bene, quindi a livello tecnico e tattico non eravamo quelli della World League. Quindi da lì insomma, è stato soprattutto un problema psicologico, perché avevamo poco tempo poi per allenarci, per poter migliorare quelle cose che non andavano, e comunque le partite erano tante, vedevamo tanti, gli altri ci mettevano in difficoltà e noi non riuscivamo insomma, a riprenderci, a fare le cose fatte bene, insomma, anche quei piccoli dettagli, quei particolari che poi in un mondiale fanno la differenza. Quindi poi insomma anche soprattutto nel secondo girone le cose sono andate non bene, quindi siamo usciti, ma credo che ci sono state squadre che hanno meritato sicuramente più di noi di passare il turno e sono ancora lì adesso a giocarsi le semifinali. Chiaramente adesso in tanti dei tuoi colleghi anche dicono che bisogna resettare questa esperienza negativa e ripartire. E tra le tante parole di questi giorni, Savani in un'intervista ha detto che si aspetta il cambio di guida tecnica. La tua sensazione qual è per quanto riguarda la posizione dello staff? Ma è difficile da dire. Io credo che quando le cose vanno così male le colpe sono un po' di tutti, dello staff, dei giocatori, di tutti. Non c'è una persona o una persona dello staff, un giocatore che ha le colpe particolari, perché anche lo staff ha provato tutte per cercare di metterci nelle condizioni migliori per poter giocare. Ma non ci siamo riusciti, quindi non lo so adesso quale decisione verrà presa dalla federazione, però io credo che se fino a 2 mesi fa questa era una squadra, un buon gruppo con uno staff di alto livello, o c'era qualcosa di sbagliato prima o è impossibile che all'improvviso tutti siano diventati scarsi. Quindi bisognerà naturalmente capire perché è andato male, ognuno dovrà prendersi le proprie responsabilità, ma tutti dobbiamo prenderci le nostre responsabilità a partire da noi giocatori, perché poi in campo ci andiamo sempre noi. Quindi vedremo, insomma, ripeto, le cose sono andate male, ma la colpa non è del singolo, ma è stata un po' di tutti. Adesso chiusa questa importante parentesi del mondiale si inizia una nuova stagione, c'è ancora un po' di tempo per lavorare prima del 19 di ottobre, Trento si ripresenta con una squadra rinnovata in alcune situazioni rispetto allo scorso anno e con tanta voglia di fare bene. Sì, fortunatamente quest'anno rispetto insomma, agli ultimi anni abbiamo molto più tempo per allenarci, abbiamo quasi un mesetto prima della prima di campionato. Sì, abbiamo cambiato tanto anche quest'anno, però insomma è tornata gente che Trento, l'ambiente lo conosce bene, da Mattei a Lucas, Rado, poi c'è anche Martin che io conosco poco sinceramente, ma poi avremo insomma modo di conoscerci. Niente, gli obiettivi quest'anno devono essere degli obiettivi importanti, noi fortunatamente come dicevo prima abbiamo il tempo per migliorare le nostre cose, i nostri meccanismi, il nostro livello di gioco e dobbiamo puntare in alto. Probabilmente ad oggi ci sono delle squadre più forti, Macerata e Modena su tutte secondo me, però almeno sulla carta a noi manca poco per arrivare lì. Dovremo naturalmente migliorare in palestra e poi dimostrare il nostro valore sul campo, perché alla fine è sempre quel rettangolo arancione che
che parla, che dice come stanno le cose, e noi dobbiamo essere insomma pronti, bravi a creare veramente un gruppo forte, ma forte soprattutto nei momenti in cui, momenti di difficoltà che per forza ci saranno in una stagione lunga, lì bisognerà essere bravi ad aiutarsi, ma veramente insomma è lì che si vede la vera forza del gruppo. Io sono fiducioso sinceramente, perché ripeto, è tornata gente, sono tutti degli uomini insomma di un certo spessore, e poi dei giocatori insomma ad alto livello che insomma li conosciamo benissimo, un allenatore che ci ha fatto vincere tanto gli anni scorsi, quindi siamo pronti, pronti carichi per la nuova stagione.